Matt Italia nasce nel 2017 come la società di vendita nel mercato italiano di Matt Group, con il mandato appunto di vendere commodities energetiche, cioè energia elettrica e gas naturale, sul mercato italiano. Siamo partiti con la vendita di gas naturale ai grandi clienti industriali per poi espandere l'ambito delle nostre attività all'energia elettrica e a tutte le altre tipologie di clienti sul mercato, quindi alle PMI e ai clienti residenziali. In questo momento Met Italia ha raggiunto una posizione di mercato che definirei considerevole, con un portafoglio gas di 800 milioni di metri cubi, un portafoglio di vendite di energia elettrica che supera i 2 terawattora e 85.000 punti di fornitura serviti. Dunque, nell'ambito delle nostre attività, noi cerchiamo di dare il miglior servizio possibile ai nostri clienti, in particolare ai nostri clienti business, con una serie di offerte, diciamo, tailor-made, quindi completamente customizzate sui bisogni dei clienti. Sotto questo aspetto, noi siamo in grado di offrire diversi tipi di indicizzazione quando parliamo di forniture di gas o di energia elettrica e diverse combinazioni di prezzi fissi e prezzi variabili. Possiamo inoltre poi espandere le nostre attività a quello che definiamo portfolio management, quindi un'attività che è in parte di fornitura ma anche di consulenza, che è perfettamente orientata a cercare di dare al cliente il miglior profilo di fornitura possibile sulla base dei suoi consumi. Ma questa stessa flessibilità che cerchiamo di dare ai clienti grandi, cerchiamo anche di darla ai clienti più piccoli, ai clienti PMI. Abbiamo non offerte personalizzate, ma un ampio spettro di offerte standardizzate che crediamo vadano incontro comunque alle loro molteplici esigenze. E anche dal punto di vista dei clienti residenziali, abbiamo sicuramente diverse offerte, sia indicizzate che a prezzo fisso. In particolare, su quest'ultimo aspetto, vorrei sottolineare che nel 2023 siamo stati tra i primissimi operatori del mercato a reintrodurre i prezzi fissi per clienti PMI e clienti residenziali, che prezzi offerte, diciamo, che costituiscono l'elemento sicuramente più appetibile per questo tipo di clientela. Quindi, insomma, diciamo che cerchiamo di fare il possibile per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di qualsiasi tipo e fino adesso il mercato ci ha dato un riscontro positivo. Tra i nostri grandi clienti industriali abbiamo il piacere e l'onore di annoverare anche diverse associazioni confindustriali e quindi consorzi di aziende che vengono a essere parte del mondo di Confindustria, tra queste, per esempio Confindustria Varese, o le attività di Reggio Emilia e di Piacenza o la stessa Solbada. Dunque, le CER sono a nostro avviso la novità più interessante nel panorama energetico europeo di questi anni, una novità per diversi aspetti rivoluzionaria, in quanto permette di cambiare il paradigma consueto produttore, venditore, consumatore e di trasformarlo in una condivisione di obiettivi tra una produzione di energia rinnovabile e un consumo di quell'energia in determinati ambiti territoriali. Quindi sostanzialmente le comunità energetiche rinnovabili riescono o dovrebbero riuscire nell'accoppiare l'incentivo alla produzione di energia rinnovabile di piccola taglia, con il consumo condiviso e la cooperazione appunto tra produttori e clienti. Questa è una cosa di portata storica per certi aspetti che noi non possiamo sottovalutare e anzi in cui intendiamo intervenire. In particolare, Met Italia ha deciso di costituire una linea di business dedicata al mondo delle comunità energetiche rinnovabili, attraverso la costituzione di una ESCO, Met Italia Energy Solution, che vedrà la luce nei prossimi giorni, e attraverso un piano di investimenti dedicato in capacità rinnovabile di piccola taglia che sia asservita alle comunità energetiche rinnovabili che speriamo di contribuire a costituire insieme alle associazioni dei territori e alle cittadinanze locali. Questo budget di 5 milioni di euro, che mettiamo a disposizione per questa attività dovrebbe essere un trampolino di lancio per questo business che ci auguriamo poi possa avere una dimensione sempre più grande e sempre più interessante.
In questo contesto abbiamo, insieme a Lega Ambiente, premiato alcuni progetti di comunità energetiche rinnovabili ed è stata un'esperienza molto, molto interessante, credo, sia per le comunità stesse che si sono proposte, sia per noi che abbiamo avuto modo di approfondire, ancora di più che cosa i territori stanno facendo e, determinate associazioni e gruppi di persone stanno facendo in questo ambito. Tutto molto, molto interessante. E ci aspettiamo sicuramente grandi cose da tutto questo nuovo mondo di comunità energetiche rinnovabili che sta nascendo in questi giorni.